teoria a me mi dà partito. Quindi ufficialmente dovremmo essere live, però sto cercando di vedere se effettivamente sui canali appare qualche cosa. Dojocast con Davide Ramon, dai, da mannaggia, ho scritto dai, dive de. Ho scritto Daivde. Va bene. Comunque su YouTube è partita. Almeno questo. Poi la correggerò poi. E questo già è un discreto risultato. Non so se anche su Twitch è partita. Mi pare di no, ma non fa niente. Io a questo punto. Sì, è partita anche su Twitch. Va bene. Allora, siamo ufficialmente online. Adesso l'unica cosa che mi preoccupa, ma sempre insomma per modo di dire, è che vorrei anche dotarmi della possibilità, eccolo qua, di leggere la chat. Ta-ta-ta, perfetto. Così con questa leggo la chat di Twitch e con questa leggo la chat di YouTube. Tiè, sono multi-chatter. Così se arrivano domande posso leggere. Allora, tu ti sei messo lo schermetto vicino così riesci a vedermi. Benissimo. Allora, io non mi sono preparato un granché in termini di temi, tematiche o cose di cui parlare, confidente del fatto che generalmente io e te, appena ci becchiamo, esce fuori la prima nota di qualche tipo e parte l'improvvisazione sul tema che si estende anche per ore con gaudio delle nostre rispettive compagne che tendenzialmente mimano un'espressione che non sia quella di una tortura di Guantanamo, ma immagino che poi in fondo le sensazioni siano quelle, meraviglioso. È meraviglioso, meraviglioso, e tra l'altro immagino che tu come me sia stato condannato fin da bambino a essere lo sfasciamaroni della situazione, quello insomma tendenzialmente che già iniziamo a ricevere qualche salutino già. A Davide non si sente l'audio, ecco, vedi, già mi dicono che c'è un problema con l'audio di Davide. Perché su Ah, è vero, su YouTube non si sente l'audio tuo. Io ero riuscito a sistemarla l'altra volta. No, no. Arriva piccolissimo dalle mie cuffie. Allora lo rifaccio. Se vuoi, posso provare a uscire e rientrare? Che No, dici? no. Ah, ok. Adesso mi senti? Sentite? Allora, prova a parlare un po'. Se vuoi, posso provare a uscire e rientrare? Che No, dici? no, eccolo, adesso Ah, arriva. ok. Oh, adesso mi sentite? Adesso mi senti? Sentite? Allora, prova a parlare un po'. Se vuoi, posso provare. Perfetto, adesso Adesso. ce l'avevo, lo stavo risentendo triplo da YouTube e da Twitch per controllare. Ok, perfetto, adesso mi pare che c'è. Che tra Ottimo, l'altro poi perfetto. è proprio l'opzione che vorrebbero avere le nostre compagne, cioè quella di togliere l'audio, Quello di quindi premere un probabilmente. pulsante, sì, e finisce tutto, sarebbe meraviglioso per loro. Sì, più che. Diciamo che quando, sin da quando ero piccolo ero abituato alla socialità, pertanto nel momento in cui poi si è palesato
l'Evangelo del distanziamento sociale per me non è cambiato poi tanto, no? Non è stata una grande fatica, no? Allontanarmi dalle persone. No, Mi è piaciuto. esatto, ti stai allontanando tu invece che farti allontanare dagli altri. Sì, esatto, ma più che altro, Allora, io insomma. vorrei fare una mini introduzione semplicemente perché suppongo che molte delle persone che seguono me non necessariamente conoscano te. Mi permetto di dare per scontata questa cosa, anche se non è mai detto. Ma in realtà approfitto anche per farti io due domande a te, visto che in termini di note biografiche non è che io sia un esperto di Davide Ramunno in generale. Quindi facciamo una mini bio di Davide Ramunno. Davide Ramunno nasce bene, male, nasce dove, quando, perché? Quando, se non lo vuoi Allora, dire, è facoltativo. no, vabbè, sono nato nel 1984, che non smetterò mai di dire, va un casino ultimamente, 1984, quindi evidentemente era proprio, dovevo nascere nel solco di quel romanzo distopico. Si direbbe E data omen, ma non vale, non fa rima. esatto. E a Milano, quindi. Nella Milano non di sala, fortunatamente, anche se purtroppo, diciamo, vabbè, già più volte, insomma, Milano è stata distrutta dal Barbarossa al sindaco attuale, no? Però poi è sempre stata ricostruita migliore di prima. Quindi l'augurio è questo. In merito poi alla mia biografia, chiaramente non sono come Mauro Icardi, che aveva già 22 anni scritto la sua biografia, dove penso che soltanto Alessandro il Grande e pochi altri, no, a 30 anni più o meno già potevano anche tranquillamente levare le tende. Sì. Tanto che lo stesso Cesare era abbastanza preso male, no? Perché quando lui compì 33 anni disse: cazzo, alla mia età Alessandro Magno aveva già conquistato quasi tutto il mondo conosciuto, no? Certo, un fallito praticamente. Esatto, si era considerato un fallito Cesare, no? Quindi pensate tra l'altro che Cesare è l'emblema dell'arroganza, della dittatura, no? Era il male assoluto, no? Ecco quanto fosse umile Cesare, no? Pensiamo invece noi agli statisti, no? Stragisti, adesso dipende, Stratisti, che stratisti, stratisti. fanno strati, accumulano strati su Facciamo. strati. Esatto, facciamo un denominatore comune, gli stratisti di oggi, no? Che invece pensano di essere più in alto di Napoleone Bonaparte, quindi. E allora rivalutiamo poi dopo invece quelli che erano i campioni dell'antichità. Tu hai E. iniziato a studiare filosofia, spinto da quale molla? E soprattutto giustificando come ai Allora. parenti. Tutte le persone che studiano filosofia non sono stati spinti da Platone, ma da dei professori di sinistra, chiaramente con il maglioncino gramsciano, no? No, scherzi a parte, cioè, la filosofia fondamentalmente ce l'hanno tutti da piccola, no? Da piccolo, insomma, piccolo, piccola, piccol, cioè poi non sappiamo come declinarli più oggi. Piccolè, piccolà, Esatto. eh. E So poi manco come, io non semplicemente so va. neanche come si pronuncia quella cosa lì. Piccolì. No, ma infatti i latini l'avevano risolta bene la situazione, no? Distinguendo tra maschile e femminile neutro. Ecco, probabilmente oggi rientreremmo tutti nel neutro. Però ribalto la tua domanda, no? Cioè, quando è che, non quando io ho cominciato a studiare filosofia, ma quando è che Gli i altri hanno bambini. smesso. Esatto. Quando è che i bambini hanno smesso di essere filosofi, no? Cioè, Mi fa quando sono. ridere questa cosa perché è esattamente, te lo giuro, è esattamente la Quello che pensi. risposta che do io ogni volta che mi chiedono quando hai iniziato a disegnare, quando hai iniziato a recitare, quando hai iniziato a cantare, cioè quando hai iniziato a fare l'artista. Io la massima sintesi che riesco a dare è esattamente questa. Il problema non è Non ho mai smesso. quando ho Non ho mai. iniziato io, il problema è quando avete smesso voi. Sì, infatti, sai, a volte c'è qualche professore che magari riesce a tenere ancora, diciamo, accesa quella scintilla, e allora in virtù, ma però non è chiaramente solo quello, perché poi dopo, come diceva Platone nella Repubblica, la filosofia è una scintilla che o hai o non hai,
Quindi se poi viene spenta perché gli altri ci soffiano sopra, evidentemente non era poi così forte, mi viene da dire, no? Quindi è anche bene, diciamo, non dare sempre le colpe al mondo, no? O al tempo, no? Ah, le persone, le generazioni di questo tempo siamo noi, questo tempo, quindi chi se ne frega di quello che fanno gli altri. In fondo già da piccoli si manifesta la propria natura, no? Nel bene come nel male. Sì, Questa è la mia idea. assolutamente. Beh, sicuramente c'è una questione centrale. Per quanto è vero che la potenza del soffio di chi tenta di spegnere la candela varia, nel È senso che forte, ci sono, certo. ma è anche molto variabile, nel senso che ci sono vite su cui questo vento è parecchio vigoroso, è parecchio insistente, no? Dipende da tantissimi fattori, da in che famiglia nasci, in che contesto, in che tempo e quant'altro. Quello però, sai, anche lì dipende forse, non vorrei abusare della parola karma, no? Però anche lasciando da pe anche mettendo da parte, diciamo, la filosofia orientale. Sicuramente c'è una ragione molto ben precisa se siamo nati in questo tempo, in questa famiglia, in questo contesto. Insomma, il caso, come diceva Sant'Agostino, è un nome che conferiamo a qualche cosa di cui ignoriamo la causa. Quindi, per dirla ancora più facilmente, il caso non mi sembra esistere più, non mi sembra proprio esistere. No, 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 Quindi. infatti, tendenzialmente il caso, così come anche, se vuoi, il metafisico, eccetera, sono cose a cui spesso rinunciamo, che spesso rinunciamo di elaborare semplicemente perché ci mancano un po' di strumenti di misurazione, quindi il compito si fa un po' difficile e allora capita che di fronte a un compito difficile la gente smolli, no? Perché dice non... Non ce la faccio, non riesco a capire le dinamiche, i meccanismi, quindi smollo. No, rispetto a quello che dicevi prima, stavo pensando questo, che se anche è vero appunto che il vigore del soffio che vuole spegnere la candela può variare a seconda dei contesti, delle situazioni, è anche vero, altrettanto vero quello che dicevi tu, cioè che ci sono fiamme che rifiutano di essere spente, no? Io mi ricordo, spesso cito questo momento della mia infanzia solo perché è uno di quelli che ricordo meglio, ma volendo andare a scavare ce ne sarebbero sicuramente mille altri, in cui una mia sorta di zia, che in realtà era un'amica di famiglia che però spesso badava a me, con cui passavo molto tempo, una signora molto molto elegante, colta, di famiglia aristocratica, ma seriamente aristocratica, faceva Andalò di cognome. E un giorno, accompagnandomi a comprare dei colori in cartoleria, in una cartoleria di quelle un po' fighe, con tanto materiale, una bella scelta, io avrò avuto forse 11 anni, una cosa del genere, si mise a questionare la mia scelta artistica, la mia inclinazione artistica, e quindi a un certo punto io la vedevo che si era fatta seria mentre eravamo in macchina, quasi dal niente, cioè quasi prendendo l'argomento da sola. Quindi poi a posteriori, io anche se ero piccolo, capivo che era una cosa a cui stava rimuginando da tempo, la stava tenendo dentro, e poi a un certo punto era sbottata. Mi disse: "Però taglio, a fare il fumettista si fa la fame. Non puoi pensare di fare il disegnatore, il fumettista come lavoro, eccetera, eccetera." E questo a me, che ero effettivamente ancora molto piccolo, che cioè non ero neanche in una fase in cui dice stai prendendo delle decisioni che in qualche modo potranno condizionare il Avevano futuro, già messo il cappotto, insomma, la pressione. no? E, sì, quasi i chiodi sulla bara più che il cappotto. Sì. E io mi ricordo che ascoltavo questa sorta di paternale che non so se si può coniugare a una zia, non so come diventa, però diciamo, ascoltavo questa romanzina e molto serenamente la ascoltavo e dentro di me pensavo: "Ma come credi di potermi fermare dicendo queste cose? Cioè, come pensi che queste cose possano condizionare in qualsiasi misura quello che mi va di fare, quello che, no, quello che ho piacere a fare?" Cioè, con questa mestizia, con questa tristezza di una prospettiva incerta, come se
non ci fossero nella storia umana prove, dimostrazioni di vite vissute attraverso l'arte che siano state significative. Capito che voglio dire? Assolutamente, anche perché poi tra l'altro mi sa che dovevamo avere la stessa zia, perché poi quando io poi dissi che volevo frequentare il corso di filosofia alla statale, no? Mi venne detta la stessa identica cosa, no? Però su questo ho un aneddoto, nel senso che dopo il 2020 in poi, quando abbiamo finalmente avuto la risposta a che cosa servissero la filosofia, l'arte, la cultura, no? Cioè a quella di restare umani fondamentalmente, e magari trascendere anche i limiti dell'umano, non nel bestiale ovviamente, sono stato ad una conferenza, la mia prima addirittura conferenza, chiamiamola come vogliamo, insomma, posto in cui parlavo e dove c'erano delle persone che ascoltavano e facevano domande, quindi in un posto di dialogo, ecco, e in quella giornata venne un signore, tra l'altro dall'Emilia Romagna, no? Era a Torino, insomma, a questa conferenza, e lui portò il pane per tutti e in particolar modo per me me ne diede un bel pacco. Tra l'altro non avevo mangiato nulla, quindi mangiai quel pane, lo portai anche a casa, lo divisi proprio con mio figlio, che ne fu particolarmente ghiotto. E quando mi diede quel pane, mi regalò quel pane, pensai a quello che mi venne stato detto, no? A quello che mi venne detto, cioè che con la filosofia non avrei mai portato il pane a casa. Ed è singolare perché quella fu la mia prima, diciamo, conferenza filosofica, no? E invece portai il pane a casa, fondamentalmente. Però Non al di molto là più di poi, quello, senza condimento, ma sì, almeno il pane. tra l'altro fu il pane migliore che abbia mai mangiato in vita mia, e considerando che io sono di famiglia pugliese, di pane ne ho mangiato, quindi un pochino me ne intendo di pane, e fu il pane veramente più buono che abbia mai mangiato, e proprio perché si vede che era stato fatto, insomma, era stato lievitato con l'amore, insomma, non ho paura a usare questa parola, sebbene in questi tempi. Però adesso, aneddoti a parte, prima ti ho detto che alla fine noi, quando siamo piccoli, no? Siamo molto più consapevoli della nostra natura di quanto magari non lo siamo da grandi, dove abbiamo tante zie, chiamiamole zie, no? Che cercano di imprimerci una direzione, non necessariamente per il nostro male, anzi, i mali più grandi sono stati fatti proprio per perseguire il bene, no? Dopotutto, insomma, non l'ho inventata io la frase che le strade dell'inferno sono lastricate delle migliori intenzioni. Se pensiamo anche ai nostri amici di Davos, in sostanza loro sono molto pericolosi proprio perché credono di perseguire il bene, Zio no? Klaus, lo potremmo chiamare. Esatto, esattamente. Chiamiamolo zio Klaus da oggi, mi Chiamiamolo piace molto. zio, che penso che anche gli piace, anche come dopo tutto abbiamo avuto il nonno degli italiani come presidente del consiglio, quindi non vedo perché non ci debba essere anche lo zio. Certo. Beh, allora apriamo questa parentesi qua perché mi sembra molto Entriamo. interessante. Entriamo a gamba tesa perché, ecco, questo è un punto a cui invece di solito è difficile arrivare attraverso altre conversazioni che magari partono dal contingente, no? Però invece, secondo me, è una delle discussioni centrali più rilevanti. Soprattutto nell'ambito in cui, volenti o nolenti, ci troviamo a muoverci noi, che è questo ambito del sedicente, mondo antisistema o della controcultura, della controinformazione, cioè tutte le definizioni io le trovo estremamente ambigue, strane. Beh, su questo ti stoppo subito, nel Vai. senso che proprio per evitare che qualcuno possa fare, no, so, della retorica, cioè cerchi sempre di distinguersi, no? Cioè già il concetto di contro qualche cosa, che cosa va a fare? Va ad alimentare l'eterna dialettica del tempo, della storia, no? Tanto è vero che infatti noi costantemente assistiamo a persone che dicono, mettono delle premesse fantastiche dove cercano di distinguersi dai
come possiamo definirli, no? I campioni della vera, della corretta informazione, ma nel momento in cui tu come premessa ti identifichi nella controinformazione, fai la stessa identica cosa di quegli altri, no? Anche se poi dopo tu andrai a dire tutte le cose più giuste del mondo, no? Ma nel momento in cui tu parti da quella premessa, prima o poi, no? Quella premessa sarà anche la conclusione di tutti i tuoi ragionamenti, Sono perché diventerà, d'accordo, sono d'accordo. Allora, no? vogliamo dire informazione indipendente Questo e... infatti, è informazione indipendente, visto che non ci paga nessuno e Esatto, ce le ricerchiamo, è o la cosa. filosofia indipendente o cultura indipendente o arte indipendente. Mi sembra alla fine dei conti Esatto, è così ci. l'aggettivo, esatto, è l'aggettivo che in realtà specifica meglio un elemento contingente, reale, pragmatico. Che poi attenzione, non sarebbe nemmeno sufficiente, non sarebbe nemmeno necessario mettere la parola indipendente. Ma semplicemente utilizzare la parola filosofia, che vuol dire appunto filosofia, no? Cioè Sì. amore, No, filos, no? no, ma Devi io. sapere, no? Cioè Ma infatti io quindi. sono totalmente d'accordo con quello che stai dicendo. Solo che Proprio. ovviamente le persone non sanno, no? Sai quante volte sono stato preso in giro? Ma filosofia cosa vuol dire? Chissà. Oppure mi ricordo che c'era il mio professore alla statale che mi disse. Prima lezione, storia della filosofia contemporanea, la filosofia, chi può dire che cos'è, no? Potremmo stare ore e ore a parlare per definire la filosofia. Io invece alzai la mano e dissi, ma a dire il vero è abbastanza semplice, cioè è l'amore per il sapere, no? Non è necessario mettere filosofia disinteressata, è come se tu, cioè, è un'aggiunta, no? Quindi è come atomo, vuol dire indivisibile, anche se poi sappiamo in realtà che lo è, no? Però cioè, è come se tu mettessi, non so, politico non corrotto, ma in teoria, cioè, il politico in quanto rappresentante della res pubblica, no? Quindi del bene comune, non avrebbe bisogno della specifica che non è corrotto, però No, assolutamente, però immaginano. quello che noto è che effettivamente se tu metti contro, ti vai a infilare in quel dualismo manicheo in cui tra l'altro affermi anche di prendere una posizione e fai anche uno statement di presunzione, no? Cioè presumi anche che sai esattamente dove ti stai collocando e in relazione a cos'altro. Che poi non vuol dire, tra l'altro, non per. Diciamo che. Allora, il linguaggio è un compromesso, no? Certo. Alcune persone magari mi fanno delle critiche, però. Magari mi criticano dicendomi la stessa cosa che stavo spiegando io, no? Semplicemente analizzano la parola nel singolo, no? Però diciamo che il linguaggio è un compromesso, quindi non è che uno ogni volta può apparecchiare mille premesse, no? Perché sennò è la fine del dialogo, no? Assolutamente, infatti Flavio ci dice è ridondante, contro è ridondante, è giustissimo. Però invece indipendente come suffisso, siccome racconta una cosa molto specifica, no? Che ha proprio una natura estremamente pragmatica, lavorativa, non morale, non Esatto. capito, spirituale, eccetera, già si può usare con un pochino più di facilità perché ti dice come lavoro, come opero. Ti dà un'idea di come opero e quello magari in certi casi può essere più giusto. Comunque, tornando al punto che avevi sollevato, che avevi Sullo appena zio. sullo zio, ma ancora più in particolare sull'idea, appunto, che lo zio Klaus, come le nostre rispettive zie nella nostra infanzia, sia animato da una buona intenzione che però finirà per lastricare la strada per l'inferno, no? Io trovo che questa sia una cosa molto, molto importante di cui parlare perché vediamo anche nelle persone che ci seguono, che in qualche modo ci danno spago, vediamo spesso una forma non posso dire, di rabbia distruttiva, di veemenza, anche solo verbale. Nei confronti di una serie di personaggi che vengono identificati come maggiori artefici, no? Di una serie di politiche, una serie di situazioni che poi finiamo per vivere, e quindi improperi, minacce, cose, deve morire, quest'altro, sono tutte cose
belle gravi, e niente, Fabio continua ad abbonarsi tutte le volte che faccio una diretta. Fabio si riabbona tutte le volte. Scusami, è un mio carissimo amico che mi fa sempre questo approccio dolcissimo, proprio affettuoso, per cui mi segnala la sua presenza tutte le volte con grande consistenza. Sai quella peculiarità di quelle amicizie che ti dicono: non ti preoccupare, ci sono, no? Con piccoli segnali Diciamo che se magari consistenti. avessi avuto magari la voce di Fabio anziché di quella zia, magari avrebbe Ah, agevolato. certo, no, no, ma Fabio ha fatto questo e anche altro. Aspetta che c'è, mi hanno scritto una cosa. Secondo me uno dei limiti della controinformazione è il fatto che non parli mai chiaro. Secondo me dovrebbe parlare a caratteri cubitali in modo da farsi capire da tutti. Certo, questo è indubbio. Comunque, Beh, essere compresi da tutti è difficile, ecco. sì, anche la pretesa, però. Dicevo, questa cosa qua, cioè, per quanto noi ci si possa sforzare di immaginare questo antipantheon, no? Questo pantheon al contrario, e tutta la costellazione dei personaggi che lo dovrebbero abitare, e per quanto poi finiamo per sentirci, no? Appunto contro questa cosa qua, contro le loro intenzioni, la tendenza è quella di dare per scontato che nei protagonisti di questo antipantheon, negli dei di questo antipantheon, che sono anche piuttosto onnipotenti, ci sia effettivamente l'intenzione di danneggiare e distruggere in maniera aprioristica, no? Quasi come se la distruzione fosse di per sé il fine. Questa è una cosa che io posso contemplare, perché è chiaro, lo sappiamo, esistono delle persone che sono puramente malvagie e che agiscono anche esclusivamente per il gusto e la gioia della distruzione, no? Però è anche vero che in realtà in tutti i mondi che poi hanno parte in questo gioco, nel mondo della finanza, nel mondo della grande impresa, nel mondo della politica, eccetera, statisticamente inizia a diventare un po' difficile presupporre che siano tutti completamente psicopatici e tutti votati alla distruzione totale, no? Secondo me statisticamente è un po' complicato, cioè io faccio un po' fatica. Quando sento parlare di satanisti, adoratori di cose, cioè, rettiliani, cioè quando sento creare delle categorie che vorrebbero ammucchiare un'enorme quantità di personaggi che in diverse misure fanno parte dei giochi della politica, della finanza, della guerra, della comunicazione, bla bla bla, mi sembra che ci sia il tentativo, appunto manicheo, di ammucchiare tutti in qualche cosa che sia fondamentalmente contro natura e incredibilmente opposto invece a noi altri, che mi sembra un approccio veramente medievale. Sì, no, la penso esattamente come te, ma il problema, cioè per andare ancora più a fondo del problema, no? O comunque della questione, che cos'è che vuole l'uomo disperatamente? Emergere dalla sua classe, qualunque essa sia, no? Cioè trovarsi sopra gli altri, fosse anche da sopra un cumulo di macerie, però essere comunque sopra. E questo, insomma, non è un'opinione mia, ma è quello che si evince anche dalla storia più recente, no? Pensiamo a come milioni di persone siano stati indotti a un trattamento, chiamiamolo farmacologico, insomma, comunque, senza nessuno, per un atto di fede, senza comunque nessun tipo di evidenza, e con l'esca della scalata sociale, no? Cioè, in quel momento là gli veniva con quello che per un altro milione di persone, no? Era un passaporto, per gli altri invece era una tessera club, no? Era una tessera premium Sì, per il badge potersi sentire superiore agli altri. della Ma superiorità morale. esatto, ma dall'altra poi che cosa si è innescato? Una reazione dove
Gli altri, la maggior parte comunque degli altri, a seguito della vessazione, dell'umiliazione, della discriminazione, no, subita, diciamo che c'era una forte inclinazione a fare altrettanto, proprio per distinguersi dalla massa che ciecamente ha obbedito, no? Ecco, al padrone, al nonno, e quindi. Ho sentito anche dei vaneggiamenti parlare, no? Poi di sangue puro, no? E quindi che cosa è così? Chi si è, diciamo, fatto consumare anche da quell'altra inclinazione, non ha fatto che poi alimentare quella che era nel Novecento la dialettica, no? Tra comunismo e fascismo, no? In realtà poi dopo entrambi per paradosso nati dalla stessa matrice che era il socialismo. Quindi. E così facendo non si arriva mai ci si consuma, ecco che cosa succede, no? Si consuma la propria essenza fino a quando poi dopo non si muore, e magari, chi lo sa, si ritorna sotto con un nuovo abito, con un nuovo corpo, a rivivere magari le medesime dinamiche, ma questa volta dall'altra parte, no? Allora, io Penso. trovo importantissima questa cosa che hai detto, per quanto quasi pericolosa, però io e te, come sappiamo, guardiamo in faccia il pericolo e come Jack Burton diciamo, meno è il colpo più forte, non mi fai paura. Abbiamo questa maledetta, infausta tendenza. Quindi quello che hai appena detto, che solamente io riscontro totalmente, è che da una parte c'è stato quel pezzo di popolazione, forse maggioritaria, dico forse perché non sono neanche sicuro, che attratta dal premio, dal badge della superiorità morale di fare la cosa giusta, di fare la cosa opportuna perché le istituzioni avevano determinato, tra l'altro con uno sforzo comunicativo impressionante, avevano comunicato con molta precisione quali dovessero essere le caratteristiche della scelta opportuna, della scelta moralmente superiore, che una volta fatta ti metteva nella posizione di poterti rivalere sugli altri, di poter annunciare al mondo la tua superiorità morale acquisita e di far sapere agli altri quanto fossero inferiori. In un meccanismo dualista perfetto perché non c'erano sfumature, no? Non è che Esatto. se io faccio la cosa che devo fare, che mi è stato detto che è opportuno fare, mi metto nella posizione della superiorità e poi dall'altro lato non è che ci sono sfumature di sbagliato, c'è solo lo sbagliato assoluto, ok? Quindi è Esatto, ma molto infatti. facile da raccontare. Aspetta, fammi finire. Sì, Però sì, sì. quello che dicevi tu, che è incredibilmente affascinante a questo punto, è che dall'altra parte, chi ha sentito, pensato, capito che era stato applicato questo marchingegno su una parte della popolazione, proprio per averlo capito, a sua volta si è messo in una posizione di superiorità morale dicendo: "Ah, io l'ho capito il trucco, quindi io sono meglio. E sono esattamente Esatto. meglio di tutti gli altri voi." Quindi anche in questo caso perfettamente senza sfumature. È una È una trappola trappola me pazzesca. meravigliosa. È Sì. uno dei motivi, è questa riflessione qui che abbiamo appena fatto, è proprio uno dei motivi per cui durante tutto questo arco di tempo, gli ultimi 3 anni, qualche cosa, eccetera, io ho continuato a insistere come un disperato da solo, quasi da solo, su quanto trovassi brutte quelle manifestazioni di rancore e di frustrazione da una parte verso l'altra, tipo quelli che pubblicano gli screenshot del tizio che su Facebook diceva: "Ah, voi non potete entrare, state fuori, maledetti vermi, dovete morire tutti", eccetera, e poi è morto a sua volta di malore improvviso, Perché così vai ad alimentare poi no? Io a tutto ti danno ritorno. Esatto, questa cosa del siccome noi abbiamo fatto la scelta giusta, addirittura adesso noi possiamo gioire o godere o rivalerci della stupidità di quelli che hanno fatto la scelta sbagliata, è una cosa che trovo assolutamente folle e che però è proprio rivelatoria della perfezione banale, perché è banale,
di questo meccanismo di polarizzazione totale, della proposta del dualismo assoluto di Inter Milan, di Roma Lazio, in cui siamo stati incasellati, no? Ma dicevo prima di quanto appunto noi, con quanta nonchalance ci mostriamo al pericolo, perché in realtà alla fine dei conti io e te ci muoviamo molto di più nella zona di quelli che, no, si sentono superiori perché hanno capito il trucco imposto dalle istituzioni, hanno fatto la scelta opposta, e in realtà questa cosa che stiamo dicendo è proprio il contrario del fare proselitismo, è proprio il contrario Esatto, del esatto. diventare alfieri di una delle due parti, ok? Perché la cosa più comoda da fare, soprattutto per uno come me o uno come te, che abbiamo la favela, che abbiamo degli strumenti, sarebbe stato cavalcare una delle due fazioni, uno dei due pensieri dominanti, e diventare alfieri, araldi di una di queste due cose. Invece pensa quanto siamo stronzi io e te, che comunque insistiamo a denunciare proprio la pericolosità e la fallacità del meccanismo in sé, e non necessariamente l'errore dell'una o dell'altra fazione. Sì, anche perché, vedi, io per esempio ho scritto diversi libri, no? In questi ultimi 3 anni sono stato molto prolifico, non tanto per arrivare a più persone possibili, anche se questo certamente è stato uno dei miei intenti, però in primo luogo l'ho fatto per lasciare una traccia, no? Una traccia documentale, di quello che è avvenuto e per lavarmi anche per me scrivere anche proprio come è una terapia, no? Così come per te cantare per esempio una canzone. Aggiungerei terapia artista. Sì, esatto, esattamente, esattamente quello. E per me mi pulisce il sangue, no? E forse anche qualcosa di più in profondità, no? Del sangue. Ecco, perché chiaramente noi siamo stati infettati con il male, no? Entrambe le parti, quel contagio non lo si è potuto evitare. Poi, certamente, il nostro sistema immunitario, no, lo ha combattuto. Ecco. Però quello che è stato sparso era il male, fondamentalmente, come mai si è visto nella storia dell'uomo. Io c'ho un paio di. Ah no, finisci, finisci, perché Sì, sono sì. uscite un paio di riflessioni carine che ti Però voglio riportare. dico. La mia vittoria non è qualcuno che compra un mio libro, ma qualcuno che fa della filosofia. Cioè, quello è il discorso, perché come poi hai detto tu stesso nell'ultimo pezzo che hai cantato insieme ad Aist, insieme a Margherito e appunto Rocco, alla fine se uno non... Cioè, con l'ignoranza ci ammazzi qualcuno, rischi di ammazzarci qualcuno, cioè se non ti fai certe domande, no? rischi che poi dopo quel tuo errore non si rifletta solo sulla tua vita individuale, ma su quella degli altri, no? E Assolutamente sì. Sparare viceversa, e viceversa. cazzate e uccidere per effetto ricochet. Esatto, esattamente di quell'effetto stavo parlando, no? Sì. Quindi chi fa proselitismo cerca qualcuno che compri, non lo so, il suo album, il suo libro, il suo prodotto, comunque, no? Mentre invece si può ottenere un altro risultato che è quello non di vendere il proprio prodotto, ma di magari rendere il deserto un giardino, no? Quindi mi sembra forse un po' più, magari, forse è un obiettivo troppo elevato. Ma perché quello che noi abbiamo visto, cioè io non riesco più a entrare in una libreria. Non ce la faccio più, perché mi viene inevitabile riflettere su, non lo so, sugli ultimi 4 anni e magari io vedo persone che hanno in mano un libro di Umberto Eco, Il fascismo eterno, tutti i più grandi storici, eccetera, mi viene spontaneo dire, come direbbe Hegel, che non ci hanno capito un cazzo. Cioè, che senso ha? Che senso ha tutti i documentari, non ha nessun senso, ancora possiamo fare ancora il giorno della memoria, no? E che se non ha avuto nessun senso, almeno per quello che riguarda le masse, no? Cioè, boh, io non ce la faccio più entrare in una libreria perché non, boh, non, non, ne, ne, anche chi li ha letti i libri evidentemente non ne deve avere tanta
sì, proprio in pratica, no? Che esercizi ha fatto? Che esercizi? Ha fatto degli esercizi di memoria, forse allora negli anni precedenti. Quindi, Questo è un altro punto cioè. di una cosa che ti avevo già detto che avrei voluto esplicitare in una live, quindi possiamo anche giocarcelo sulla prima. Però prima ti riporto queste due Vai. piccole riflessioni che sono già uscite. Una è di Eddie che dice: quindi mi dite che non esistono, tra virgolette, buoni con stessi poteri dei cattivi decisionali in cima alla piramide? Ma io penso una cosa, che cioè nel momento in cui noi andiamo a studiare la storia, il passato che vediamo che ritorna sempre, Eccolo, vai, dai, e cambiando parte Davide leggermente Ramun. No, l'estetica. Esatto, questo è il mio cavallo di battaglia, no? ma Insomma, io ti ho voluto fortemente per questo, vai. cioè, nel momento in cui noi vediamo che la sceneggiatura si ripete sempre, è uguale, identica, siamo su un maledetto tapirulano, che tu vai a destra o a sinistra, e non è una metafora politica, cioè, che tu vai in quella direzione o in quell'altra, non cambia nulla, alla fine tanto morirai, no, il gioco, spoiler, moriremo. E quindi non è quello lo scopo della vita, non è schierarsi e andare in una direzione o nell'altra. Lo scopo, perché tanto alla fine sarà game over, no? Secondo me, quello che ci, cioè, dalla consapevolezza che comunque è una sceneggiatura che ritorna, io l'ho analizzato nel libro La guerra dell'infinito, abbiamo visto che c'è una trama, proprio la sceneggiatura di un film, la stessa, il reboot di una stessa trama 6 volte negli ultimi 21 secoli. Stessa identica storia, ecco, nel momento in cui tu vedi che è la medesima, allora tu capisci che bisogna ragionare in un'altra ottica, cioè lo scopo della vita allora è forse trascenderla. Che cosa vuol dire però trascenderla? Ecco, la filosofia occidentale non dà praticamente nessuna risposta, non chiarisce questo concetto. Quella orientale sì, cioè in sostanza. Il fine della vita è cercare di accumulare energia, no? Perché alla fine questa è la coscienza, questo è lo spirito, energia, no? E schierandosi nel gioco tu consumi un sacco di energia, no? E a che pro? Accumulando questa energia tu riesci ad andare ad altri livelli dell'essere, entri a far parte di altri reami, no? Sono meno bestiali di questo, perché fondamentalmente l'uomo, per quanto sia una macchina molto efficiente, in grado di fare cose straordinarie e anche il contrario di quelle straordinarie, però è un animale. Ecco, quindi l'obiettivo, secondo me, come poi non, insomma, forse non so, Philip Dick l'ha esplicitato anche abbastanza bene, no? Cioè, il fine della storia è quello di svegliarsi, no? Cioè, il fine della nostra vita è quello di svegliarsi dall'incubo della storia, perché alla fine la storia è un incubo, ragazzi, è una tragedia. Nei libri di storia le pagine felici sono pagine bianche, no? Quindi, però chiaramente noi abbiamo bisogno della vita per capire qual è, per prendere consapevolezza di questo, abbiamo bisogno di un ruolo da recitare, perché di una recita si tratta, no? Però noi dobbiamo recitarla al meglio, ovviamente, no? Per capire proprio questa lezione, cioè il fatto che non dobbiamo restare intrappolati alle logiche della natura. E le logiche della natura sono predatorie. Lasciamo mettiamo da parte il mondo degli uomini, il mondo perverso degli uomini. Se andiamo in un giardino, ok? Ci sono insetti che mangiano altri, non lo so. C'è una guerra costante, c'è una guerra, persino anche le piante mangiano, uccidono, non so, ci sono delle piante, dei fiori che assumono il colore proprio per attirare determinati insetti, no? E poi dopo piante quindi carnivore, no? Semplicemente per uccidere la preda. Quindi la natura ha logiche predatorie, la natura ha logiche predatorie, quindi non dobbiamo stupirci se anche nel mondo degli uomini vi siano predatori, cioè, questo non mi stupisce affatto. Non è questo il problema. Anche la natura vive, la vita è fondata su logiche predatorie. Pensate al fatto che, non lo so, è competitiva, no? Cioè, noi una volta eravamo uno spermatozoo che ce l'ha fatta e altri hanno perso. Quindi, se non è competizione quella.
Quindi, se queste però logiche predatorie possono disgustarci, no? Tant'è vero che molte persone che cosa fanno? Diventano eremiti proprio perché sono disgustati da questa competizione, no? Allora forse bisogna ambire ad altri regni, no? Che ovviamente, diciamo, per noi occidentali è molto più facile contemplare quelle porte proprio perché il mondo è stato costruito proprio per farci rimanere intrappolati, no? Quindi, ma non solo quello degli uomini, proprio anche il mondo della natura, no? Dove le porte sono i nostri sensi, no? E i nostri sensi ovviamente ci tengono come le sirene di Ulisse. E ci fanno schiantare sostanzialmente. Non so, ho messo troppa carne al fuoco, No, un po', siamo usciti un pochino dal seminato rispetto a quella che era la domanda e la proposta. Sto cercando di capire come presentare questa riflessione in maniera che si riallacci al discorso. No, no, però si riallaccia nel senso che la domanda era, in realtà era il focus della domanda, secondo me, mi faccio interprete di Eddie, è se non esista una controparte appunto dei cattivi, ipercompetitivi, iperaccumulatori, iperpredatori, una controparte buona. Allora, in questo senso, quello che tu dici è rilevante. Anche sì, quello sì, perché a ogni azione seguono una reazione uguale e contraria, No, questo è il principio però dell'argomento. aspetta, la riflessione che hai fatto tu in questo senso è, secondo me, è rilevante perché quello che dici. Quello che hai detto tu adesso ci potrebbe portare per esempio, a dire che in realtà, appunto, queste figure, di potenti, no? Potenti di varia natura, eccetera, in realtà non stiano facendo altro che esercitare una loro natura predatoria, probabilmente al massimo delle loro facoltà, ed utilizzando gli strumenti predatori dell'uomo tecnicamente evoluto, no? E che quindi non esista una controparte, tra virgolette, buona, perché una controparte buona dovrebbe essere una controparte che preda i predatori. Ma se così Sì, fosse, adesso. sarebbero predatori anche loro, ok? Quindi in realtà sarebbe semplicemente una questione di gradi di sfida che il predatore cerca. Non so se mi spiego. No, no, allora, Cioè essere buono in questo senso potrebbe dire sentirsi un predatore così potente da poter predare la fascia appena sottostante, cioè quella dei cattivi. Non so No, se allora, mi so spiegato. sì, guarda, io proprio per evitare la categoria di buono e cattivo, no? Ho scritto un libro che è La virologia dello spirito, parafrasando Hegel, che era in realtà la fenomenologia dello spirito, no? Dove spiegavo appunto che non ci sono buoni e cattivi. E ho utilizzato proprio la metafora del sistema immunitario, visto che è andato un casino negli ultimi 4 anni. Cioè, se noi andiamo a vedere gli anticorpi, no? Gli anticorpi sono complementari non dico quella parola, no? Però insomma, ai germi, chiamiamoli così, in latino è veleno, vuol dire. E che cosa fanno? Sono antitetici ma complementari. Per quale motivo? Perché devono prendere le misure, no, della minaccia virale. E poi una volta che, come il Tetris, no? Una volta che lo agganciano, lo opsonizzano, questo è il termine, no? Lo smontano. Quindi nella vita reale l'antitesi non è un buono, cioè l'antitesi di Annibale, per intenderci, era Scipione l'Africano, non era Gesù, cioè non era quello buono e bravo, no? Che salvava e guariva la gente, no? Cioè l'antitesi di Annibale era Scipione l'Africano, era un altro generale. Noi nel Novecento lo abbiamo visto, no? Anzi, nel Novecento è un casino assoluto se noi andiamo a guardare i libri di storia accademici che comunque ti propongono sempre il buono e il cattivo.
Io infatti il libro La virologia dello spirito aveva come sottotitolo Il ritorno del Bonaparte, perché io intravedo la stessa architettura, no, archetipale del Bonaparte, che la troviamo in tutti. La troviamo in Italia con Benito Mussolini, la troviamo in Germania con Adolf Hitler, la troviamo in Inghilterra con Winston Churchill, la troviamo in Francia, la troviamo in Spagna con Franco, quindi cioè, la troviamo dappertutto, ma non metaforicamente parlando. Se noi andiamo a vedere le biografie di queste persone, hanno una sovrastruttura che è la medesima, e quella sovrastruttura è la biografia del Bonaparte, che a sua volta era un'evoluzione, era un upgrade dell'archetipo di Cesare, no? Riproposta nell'Ottocento. Quindi l'antitesi di una Davos non è fatta di Platone, Aristotele e no, cioè l'antitesi di mostri, perché di mostri stiamo parlando, non sono delle persone per bene, non sono delle persone genuine, non sono delle persone oneste, sono altri mostri. Quindi questo è molto difficile da accettare, cioè, però è per quello che la storia deve parlare. Non dobbiamo, perché ovviamente noi siamo limitati, no, dalla nostra natura, perché in sostanza, pensate, una persona per bene tenderà a pensare che in fondo tutti sono delle persone per bene, no? E così una persona cattiva penserà la stessa identica cosa sugli altri, Ah no? sì, certo. Quindi Tendenzialmente ragioniamo per proiezione nella maggior parte dei casi. Tranne esattamente, quindi chi però fa esercizio di allenare l'empatia proprio in maniera volontaria, perché richiede un allenamento proprio tipo palestra, sviluppare un'empatia tale che ti permetta di bypassare questo meccanismo iniziale, questo meccanismo istintivo di ragionare per proiezione. Quindi, però, io una cosa mi stavo chiedendo: secondo te non esistono storicamente, te lo chiedo e me lo chiedo perché non, adesso non mi sta venendo in mente, ma non esistono storicamente o anche esistenzialmente o in natura, per esempio, dei fenomeni di guerre di protezione che non diventano mai contropredatorie? Ma a mio parere no. Non A te mio ne parere viene in no. mente manco Non una. me ne viene in mente neanche una. Faccio un esempio recente. Faccio l'esempio più recente che potrebbe. Noi pensiamo a quello che stiamo vivendo oggi, no? Non entro nella questione medio orientale, ma entro invece nella questione orientale. Cioè, noi stiamo assistendo al degrado, al collasso, è già avvenuto, manca soltanto l'ufficialità, della civiltà occidentale, no? Una civiltà a targa americana. Il Novecento è stato il secolo americano, dal 2001 in poi. Chiaramente il secolo americano possiamo dirlo concluso nel momento in cui vediamo il governo degli Stati Uniti, no? Che fa una demolizione controllata nel cuore di New York, uccidendo i suoi stessi cittadini, no? Quindi con il Patriot Act praticamente muore definitivamente, no? Qualora negli anni 90 ancora non fosse chiaro, muore definitivamente il sogno e il secolo americano. E ci stiamo avviando, siamo già anzi nel secolo dell'Oriente, no? Perché poi Hegel spiegava questo, Hegel nel libro Filosofia del diritto traccia una geografia dello spirito del mondo, no? Dove appunto parla di questi cicli dialettici che muoiono poi a Occidente proprio come se fosse una regola, no? E sorgono poi con nuova linfa a Oriente. Ecco, noi stiamo vedendo come il paradigma americano sia stato sostituito da quello cinese. È già successo, non deve avvenire, è già successo, no? Semplicemente gli Stati Uniti d'America, o comunque il deep state, o quell'elite che governa, che ha utilizzato come strumento, no? Quindi questo parassita che ha utilizzato il gigante americano per i suoi scopi, no? Non lo vuole ammettere, no? Però già la Cina ha superato l'America, intesa gli Stati Uniti d'America, no?
Ecco, però andiamo ad Ma analizzare la Cina. superato anche solo parlando appunto di paradigma, Sì. nel senso che no, lo dico solamente per renderlo più esplicito possibile, per poterlo poi ridire in due Certo. parole. Se uno dice che il paradigma americano è finito ed è stato sostituito da quello cinese e cerca evidenza, l'evidenza si trova nel fatto che se il paradigma americano era il sogno della libertà, il sogno dell'affermazione dell'individuo come ispirazione totale, massima, spirituale e materiale, adesso è chiaro che anche per tutto l'Occidente il sogno è quello del controllo totale della popolazione più appiattita possibile, di un'oligarchia più ristretta possibile, che abbia degli strumenti di controllo che servono fondamentalmente a pararsi il culo da eventuali rischi reazionari e cose del genere. Quindi Tant'è è chiaro vero che è il che paradigma finito e il paradigma è stato sostituito e l'Occidente sta cercando con una fretta assolutamente ridicola, no? Buffa, una fretta goffa di assimilare il paradigma cinese più sì. velocemente che può, è disperato. Infatti è per quello e questo ha definitivamente distrutto, no, la civiltà occidentale, no? Proprio perché quel paradigma si è affermato, loro hanno cercato di importarlo, ma non l'hanno controllato, no? Perché poi che cos'altro non è se il lasciapassare verde, se non il tentativo di riproporre il social credit system, Certo, no? Che certo. già era una realtà, no? In Cina. Però appunto quando noi andiamo ad analizzare questi due giganti, quindi quello americano e quello cinese, no? Tra l'altro due giganti collusi perché poi anche dal punto di vista economico, no? Fondamentalmente i cinesi sono stati costruiti dagli americani in tutti i sensi, no? E adesso la Cina stessa non ha tutto l'interesse che quello americano, che l'economia americana crolli perché loro hanno dei soldi lì, no? Quindi Certo. insomma è difficile districarsi, no? Poi è difficile tracciare un confine tra le due dimensioni, no? Però quello che è certo è che comunque sia l'America è al tramonto e quindi ci sarà un nuovo gigante a dettare i tempi, no? Ecco, questo però già deve farci capire che non abbiamo un buono e un cattivo. Non abbiamo un buono e un cattivo. Anche quanta speculazione si sta facendo sul multipolarismo. In realtà, sì, multipolarismo fino a un certo punto, perché poi alla fine gli altri, come le realtà più piccole, no? Si incollano a qualche forza trainante. Quindi, semplicemente adesso anche altri paesi si sono attaccati alla Russia. Che ha chiaramente aperto una breccia letale, no? Un'emorragia che sarà letale, no? Lì ad est, quindi nel seno della civiltà occidentale, della ex civiltà occidentale, e quindi gli altri paesi hanno capito, stanno cominciando a capire, dal Medio Oriente al Sud America, eccetera, che forse è il caso Africa. di trovarsi qualche partner più affidabile, no? Certo. Quindi, ma non è un multipolarismo, cioè è un'espressione che è bella, no? Ma che è falsa, non Sì, è. come negli anni 90 la globalizzazione. Hai capito? Quindi in realtà non era una globalizzazione perché noi nel momento in cui abbiamo mangiato il panino del McDonald's non era una globalizzazione. Sarebbe stata la globalizzazione se fosse stato appunto se anche altre culture fossero permeate con pari dignità nei paesi, no? Così come non c'è un'Europa, non è l'Europa è una chimera, è un mostro, no? Quindi non, in realtà i Frankenstein. confini e i muri sono ancora più solidi di prima che esistesse l'Europa, no? Sì. Quindi, e l'abbiamo visto nel momento della difficoltà dove persino
un pezzo di stoffa inutile, no, per schermare entità che si misurano in nanometri. Se ricordiamo benissimo, quando in Germania c'era la Merkel, ci avevano addirittura intercettato quindi quei carichi, insomma, di mascherine, no, e se li sono fregati i tedeschi, cioè, che hai capito di che Europa stiamo parlando, no? Quindi i muri ci sono Allora, ancora e io però comunque. voglio tornare, tutto chiaro, però io voglio tornare Torniamoci. a quel punto appena precedente, perché secondo me lì c'è qualcosa di rilevante. Intanto ti sottolineo Barbara. Ah, no, aspetta, prima c'è Flavio che dice: nei libri di Castaneda, Don Juan diceva che l'obiettivo del guerriero era quello di accumulare sapere. Eh sì, mi riferivo proprio a Don Juan quando parlavo di accumulare energia, no? Chiaramente, per poter accumulare, preservare energia, devi sapere come fare, no? Quindi sì, Flavio ha detto molto, molto bene. E poi Barbara che dice: il gioco è proprio quello di non farci elevare, ma di restare qui a livello basso. Sì, anche perché. Per restare sempre su Castaneda, il primo ostacolo, che forse è uno degli occidentali, no? Che ha saputo meglio interpretare, no? Ha saputo buttare giù parecchi, parecchi muri della nostra cultura, lui spiegava che il primo ostacolo è l'importanza personale. Il primo ostacolo per la realizzazione di un guerriero è l'importanza personale. Perché? Per poter alimentare, perché noi quell'importanza lì dobbiamo alimentarla. È come avere una macchina di grande cilindrata che ha bisogno di tanto carburante, no? E quindi, insomma, l'importanza personale è il primo nemico da abbattere. E quelli che Castaneda chiamava i pinche tiranios, cioè i piccoli tiranni, piccoli. Perché sono poca cosa rispetto agli spettri che abbiamo dentro la coscienza, no? Servono proprio per distruggere la nostra importanza personale, perché una volta che noi distruggiamo quella, che non è la nostra dignità, attenzione, che la dignità è forse il cuore della nostra essenza, allora si sblocca un botto di energia, no? Perché è disponibile, no? E non la utilizziamo per alimentare una maschera, no? Ecco. È biodisponibile. È biodisponibile. Allora ti dico, questa cosa è rilevantissima, questo appunto che fai l'ostacolo dell'importanza di sé del guerriero. E forse io te ne abbiamo già parlato, ma questa cosa si riflette in maniera incredibilmente pedissequa nell'analisi e nella visione che sto proponendo io del Bushido, della filosofia dei samurai, perché, come mi sembra di averti detto, una delle più grandi misconception che nel mondo occidentale sono state fatte della figura del samurai è proprio quella che riguarda l'idea il concetto di morte. Laddove in Occidente spesso i samurai vengono percepiti come figure incredibilmente nichilisti, ma ma maschili no, maschiliste, masochiste fino al nichilismo, che poi culmina appunto nel seppuku, nel suicidio rituale, quindi che viene visto appunto dai samurai come una cosa bella, una cosa figa. E come fai a essere più nichilista di uno che pensa che il suicidio sia una cosa figa, no? E perché dico che è una grande misconception? Perché questa cosa parte dalla cattiva interpretazione di tutta una serie di modi di dire, di espressioni, di frammenti, di passaggi di filosofia samurai, tipo il primo pensiero di un samurai appena si sveglia è la morte, o il samurai corre nel campo di battaglia guardando in faccia la morte. Cioè, il concetto di morte ricorre molto frequentemente nel Bushido. E io credo che la misconception più grave sia quella di pensare che si tratti realmente dell'idea della morte fisica. Mentre invece sono convintissimo che sia platealmente evidente che si tratta della morte dell'ego. E quindi esattamente quello che dicevi tu, dell'ostacolo dell'importanza di sé di Castaneda.
questo io lo credo e ne sono convinto perché la morte dell'ego, la consapevole e arbitraria uccisione delle proprie convenzioni, della propria idea di sé, del piacere della propria formulazione intellettuale e quant'altro, in chi fa arti marziali sono evidentemente una trappola, un pericolo mostruoso. No? Come quando Sun Tzu dice in tempi di pace il guerriero lotta con se stesso. E chi pratica arti marziali sa che qualsiasi convinzione ferrea o granitica è l'opportunità per la sconfitta, è la prima opportunità, la prima e più evidente opportunità per la sconfitta, perché appena io manifesto una convinzione, quella si trasforma istantaneamente in un punto debole, no? Dal punto di vista dell'avversario. E dal punto di vista nostro interno, tutto ciò di cui io mi convinco, o qualsiasi cosa su cui io mi convinco di aver avuto ragione, di aver compreso, di possedere, di dominare, è qualcosa su cui la mia evoluzione si è fermata, è qualcosa su cui io mi sono cristallizzato. E quindi nel momento in cui io sono convinto e aggiungo un tassello all'idea che ho di me, alla conformazione del mio ego, no? Aggiungo un pezzettino, di prestigio, di solidità al mio pensiero, alla mia personale filosofia, eccetera, eccetera, alla mia etica, e alla mia etica inteso come al mio set di comportamenti abituali, no? Appena ne fa la faccio di lo faccio appena faccio in modo che un pensiero diventi parte integrante della mia etica quotidiana, sono cristallizzato, sono bloccato, sono dentro un cristallo di ambra e non mi posso muovere più. E questo ovviamente per un artista marziale, soprattutto per uno che deve fare i conti con il vivere o morire sul campo di battaglia, ti rendi conto di quanto sia pericoloso fossilizzarsi. È la certezza che a un certo punto morirai, perché se io mi fossilizzo, statisticamente beccherò uno che sta un pezzo più avanti di me, ok? Che è arrivato almeno uno step più avanti di me, che non si è fermato dove mi sono fermato io, e lì sono completamente fottuto. E quindi la trovo una riflessione incredibilmente azzeccata e molto pertinente. Mi fa sempre ridere come quando parliamo io e te continuiamo a rilevare ogni volta questi ponti tra Oriente e Occidente, tra le ere, tra tempi diversi, in cui vengono fuori costantemente delle piccole saggezze, delle piccole consapevolezze acquisite in maniera sperimentale dall'essere umano, cioè acquisite proprio vivendo, campando, capito? Perché un castaneda che ti dice una cosa del genere, che ti dice che l'ostacolo è, no? È l'idea di sé, è un'intuizione che però poi è stata vissuta. Lui ci ha dovuto vivere in mezzo per capire quanto era pericolosa. Sì, Quindi ma poi. sono sempre consapevolezze che arrivano a fronte, nel caso chiaramente dei guerrieri, degli artisti marziali, è ancora più empirica la cosa, ma sono sempre consapevolezze che arrivano a fronte di un vissuto reale. E questo mi porta a un altro punto che a questo punto io lancerei con te, perché anche questa è una cosa che avevamo accennato e ci eravamo detti, sarebbe bello poterla srotolare a un certo punto in un podcast, e cioè di quanto gravemente oggi si sia costruita, si sia appunto sedimentata nella coscienza collettiva l'idea che la filosofia sia qualcosa di astratto e non carnale, qualcosa di effimero, vanitosamente intellettuale, e che ciò che le speculazioni attraverso cui si passa facendo filosofia non possono mai diventare carne, non possono mai diventare pratica, non possono mai diventare esercizio, che è una cosa che chiaramente è un'idea, un preconcetto contro cui io sto lottando e lotterò attivamente da qui in avanti. Nel momento in cui io mi sto facendo promotore di questo Bushido mindset, di questa sorta di pratica
prodotto che sto conformando nella mia mente, che appunto è la filosofia del Bushido, che però appunto in realtà è trasversale alle epoche perché si tratta di intuizioni e di consapevolezze che ritroviamo ovunque nel mondo, soprattutto in tutte le culture guerriere, ma anche rispetto alla filosofia più nostra, più occidentale, quella di origine ellenica, insomma, quella che a grandi linee conosciamo un pochino più tutti, che sembra appunto essere diventata fine a se stessa. E io ti facevo, per scherzo, ti facevo quell'esempio, non so se ti ricordi, degli elettrici, dei quattro elettricisti dentro una casa. No, ti ricordi la metafora? Io ho sta cosa genetica del giapponese, per cui devo fare sempre le metafore per spiegare. Se ogni volta mi sembra un Mr. Miyagi, no? E ti dicevo che la percezione della filosofia in Occidente sembra essere diventata quella di un dibattito sul senso delle parole, no? E quindi si ferma lì. Ed è come quattro elettricisti dentro una casa in cui non va la luce. E però c'è un elettricista rumeno, uno marocchino, uno italiano, uno giapponese. E dovendo dibattere su come si chiama il nastro isolante, come si definisce il cavetto, cos'è una resistenza, dovendo dibattere sul significato, l'utilizzo di quello strumento, di quella parola, eccetera, eccetera, di fatto la luce non torna. Di fatto non si accende la luce. Ma infatti è proprio pensa, non so, tipo quasi tutta la filosofia occidentale si può ridurre, no, al dibattito sull'esistenza di Dio, no? Certo. A proposito di luce, anche qui Dio inteso non come un qualche cosa di estraneo a noi, ma immaginiamocelo proprio come energia, no? Perché in fondo che cos'è la coscienza se non energia? E dove appunto poi abbiamo visto la filosofia ridursi quindi a mera filologia, no? Quindi analisi delle parole, ermeneutica e quant'altro, e in sostanza nelle azioni degli uomini non si sono poi viste molti riflessi divini, no? Quindi sì, diciamo, ma lasciamo perdere anche l'Occidente, andiamo anche a guardare anche in Oriente, pensiamo anche a tutte le discipline che alla fine sono nate con il medesimo scopo, no? Quindi anche lì troviamo filosofie meno teoretiche, più pragmatiche, no? Quindi pensiamo allo yoga, no? Come è arrivato alle persone? Alla fine anche lo yoga è finito per diventare arido come le filosofie occidentali, no? Cioè è stato ridotto a un mero esercizio, alla mera ripetizione di movimenti, no? Le asana, no? Praticamente oggi lo yoga in Occidente è alternativa equiparabile al Pilates. O Al fai yoga Pilates, o fai yoga o fai Pilates. esattamente. Quindi ha lo Cioè, stesso background culturale e spirituale, fondamentalmente. sì, quindi si può diventare piatti anche facendo. No, non solo parlando, ma anche facendo, no? Mi sembra proprio la stessa identica involuzione, no? Quando in realtà io sto proprio leggendo in questi giorni un libro incredibile che non dice nulla di nuovo, però, almeno per chi ha fatto un pochino di meditazione, che è Il segreto del fiore d'oro. Un testo che all'epoca, tra l'altro, era anche proibito, insomma, non, in Cina. Era per pochi, poi è stato anche diciamo attenzionato dal grandissimo Carl Gustav Jung. Ecco, lì in sostanza andiamo a vedere, cioè, entriamo nel concetto poi di meditazione, di contemplazione, no? Dove in sostanza tu devi stare fermo e controllare il respiro, no? Perché controllando il respiro hai il controllo del cuore spirituale, hai il controllo dei pensieri, perché tanto più il tuo pensiero sarà affannoso e così i respiri, no, gli andranno dietro e viceversa, no? Quindi in realtà non, chiunque può leggere quel libro, perché in sostanza questo segreto è semplicissimo, no? Cioè il segreto della meditazione
non prevede una cultura, non prevede la conoscenza di chissà quali testi, non prevede un esercizio e la messa in pratica di chissà quali tipi di, non so, di forme, di figure o posizioni, eccetera. Insomma, è molto più semplice di quello che noi possiamo credere, no? Ecco, la difficoltà sta più che altro nel cercare di disciplinare i pensieri attraverso la disciplina del respiro, no? Però non è nulla di concettuale, no? Mentre invece, ancora una volta, abbiamo visto l'emergere dell'ego e quindi quest'importanza personale che cosa ha portato? Ha portato al fatto che la filosofia è diventata materia per intellettuali, no? E dall'altra, invece, abbiamo visto che lo yoga, ma ripeto, come potrei dire anche altre discipline, no? Sono diventati prerogativa di atleti, no? Che poi ovviamente mens sana in corpore sano, quindi chiaramente una No, certa ben attenzione, venga, insomma, no? cioè, certo, anche se tu pensi anche alle arti marziali, no? Le arti marziali disciplinano il corpo attraverso la mente, no? Ma è una questione, cioè non sono il corpo l'oggetto delle arti marziali, anche se tu usi il corpo, no? Però è una questione di disciplina mentale, laddove per mentale non intendiamo le componenti logico-matematiche, no? Quindi anche qui potremmo approfondire poi che cosa si intende per mente, perché poi ha vari livelli la mente, no? E quindi insomma, alla fine entrambe tanto la parte, tanto la filosofia astratta, tanto l'esercizio no, pratico si sono appiattiti. E in fondo, poi arriviamo alla conclusione che gli esseri umani si distinguono per che cosa? Per la parola? No? E beh, nel momento in cui noi vediamo che Dante Alighieri no, scrisse che ben poco ama colui che sa descriverlo a parole, cioè. Che quindi in sostanza sentimenti profondi come possono essere l'amore, no? Non possono essere descritti a parole, allora dobbiamo mettere da parte le parole, no? E in fondo la Sì. meditazione che cos'è, no? Lo spegnimento della parola, del dialogo interiore, no? Diceva Castaneda. E quindi la parola non ci serve per trascendere i nostri limiti. Poi un'altra conquista dell'essere umano, che cos'è? Il pollice opponibile, fare determinati movimenti, no? Se andiamo a vedere anche il fatto che noi siamo dei bipedi, ci crea più problemi che ai quadrupedi, no? Essere bipedi. Quindi la nostra mobilità, forse non c'è neanche di aiuto perché, non so, la meditazione è stare fermi, no? E quanto è difficile stare fermi? È veramente difficile stare fermi, no? Infatti io ti invidio sempre che quelle poche volte che ci siamo visti, no? Però tu invece riesci sempre a essere una statua. Ecco, una statua, questa è la parola. Però per essere statua, per paradosso, hai dovuto muoverti molto. No? Cioè, quindi da questo possiamo capire come alla fine per arrivare alla conclusione, per arrivare a determinate verità statiche, no? Bisogna correre sul tapis roulant della storia, no? Della nostra vita. Quindi non so Assolutamente sì. se me la passi, se me la provi. Te la passo, te la passo. No, mi è simpatica la metafora di palestra. Senti, volevo rispondere un secondo a Eddie perché mi scrive una cosa su cui io credo che sia opportuno cercare di fargli un attimo di chiarezza o semmai domandarci la stessa cosa. E voglio vedere se tu, anche solo dal punto di vista etimologico, riesci a scioglierci un attimo questo nodo qua. Perché lui scrive: mi sono interrogato spesso sulla morte dell'ego e poi ho fatto una riflessione. La dignità è collegata all'ego, l'orgoglio è collegato all'ego, la stessa immagine di noi stessi è collegata all'ego. Quindi ammazzando l'ego è come se ammazzassi una parte fondamentale di te stesso. Allora, vuoi iniziare tu? La dignità, ecco, allora, che cosa ti chiedo io, Allora, che cos'è la dignità? qua ti potrei rispondere come Dante, però
cercando Rispondimi come sì, Ramullo. cioè, no, sì, scherzo ovviamente. Diciamo che io dividerei, appunto, come anche ha fatto Eddie, no? La dignità dall'orgoglio. Innanzitutto già la parola orgoglio non ha un'accezione positiva, no? Pensiamo a questi ultimi 4 anni. Più e più volte il mio orgoglio è stato calpestato nel momento in cui io non potevo entrare nella scuola di mio figlio, nel momento in cui io non potevo entrare nemmeno in un bar, no? Il mio orgoglio è stato calpestato, no? Il mio orgoglio di persona. Non è stato calpestata la mia dignità perché io non gliel'ho permesso, no? Cioè, l'orgoglio sì, ma la dignità no. Anzi, qualora io avessi assecondato certe logiche criminali, allora io avrei calpestato la mia dignità. Quindi, da questo che cosa cosa se ne deduce? Che la dignità non la possono calpestare gli altri, la puoi calpestare solo te stesso. L'orgoglio, invece, no? L'orgoglio, invece, lo possono fare anche gli altri. No? Invece, la dignità è una cosa che puoi umiliare solo te. Nel momento in cui e quando è che puoi calpestare la tua dignità? Nel momento in cui tu fai un qualche cosa che è degradante, più basso della tua natura. Cioè un uomo che vive come un insetto, che vive come un maiale, no? Offende la propria dignità. Quindi non il proprio orgoglio, offende la propria dignità. Ecco, quindi la dignità è la tua natura. Ovviamente E io non c'è distinzione, secondo aggiungerei me. se posso aggiungere, ti direi, vedi se ti torna, Davide, che la dignità è vero che è che la manifestazione della tua natura, o almeno è quello, è quanto riesci a far coincidere il tuo comportamento, le tue azioni, le tue decisioni, il tuo linguaggio con l'idea massima di quello che la tua natura potrebbe manifestare. Ok? Nel senso, ognuno di noi può arrivare a diversi livelli di concezione della propria massima altezza. Ok? Io mi sono visto molto performante, mi sono visto molto elegante, molto colto, cioè mi sono visto, intendo dire, io sono stato in una situazione dove ho parlato in un modo, ho comunicato in un modo e ho confortato qualcuno, ho aiutato qualcun altro, ho divertito qualcun altro, eccetera, eccetera, no? Allora, quei momenti lì in cui io ho esercitato, per esempio, la mia capacità di esprimere ciò che penso e ho avuto effetti positivi, riscontrabili, per me sono il mio tetto massimo, ok? Mi sono visto arrivare a quel livello lì. Mi sono visto essere onesto, mi sono visto essere rispettoso, ho visto manifestate il massimo delle mie virtù individuali. Una volta che io ho fatto quell'esperienza, cioè che ho frequentato quella zona lì, del massimo della mia virtù, ogni volta che invece, a fronte di un qualche tipo di guadagno, di un qualche tipo di premio, di un qualche tipo di, no, riscontro, io faccio delle scelte, mi comporto, opero e parlo al di sotto della soglia che io ho testimoniato essere il massimo della mia virtù, io sto perdendo punti di dignità. Sì. Si può arrivare molto 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 in basso. È difficilissimo rimanere sempre sulla soglia alta, è molto difficile, no? Stare al par, è estremamente difficile, richiede grandissima consistenza, grandissima disciplina e quant'altro. Però di fatto ognuno di noi è perfettamente consapevole che quando non sta sulla propria ma soglia massima non è degno come quel giorno là, ok? Ed è chiaro che tu ogni giorno della tua vita tu puoi dire, mica, oggi non sono stato proprio degno del mio massimo, no? Oggi ero Infatti, al 70%. la parola giusta è impeccabile per parafrasare Castaneda, no? Sì. Ogni volta che, perché
No, come Kant, parlando della legge morale, no? Disse che tutti quanti in sostanza sappiamo cosa è giusto da cosa non lo è, no? Perché basta estendere la massima del proprio comportamento a legge universale, no? Quindi fare il ragionamento, ma se questa cosa che faccio io la facessero tutti, che conseguenze si avrebbe nella natura, nel mondo, no? Quindi tutti sono in grado di fare questo ragionamento, quindi tutti sono in grado di sapere quando sono stati impeccabili o no. Certo. No, quindi così la facciamo ancora più semplice, Sì, no? assolutamente. Però poi ovviamente quando non lo siamo, magari a volte ce la raccontiamo, no? Ci troviamo la ragione ci viene incontro dandoci Pacche sulle delle belle spalle. sì, Sì, no, no? ma soprattutto molto spesso, come appunto nei casi che abbiamo citato, interviene una suggestione esterna, quindi interviene un agente esterno che invece ti dà un premio, che di volta in volta può essere il denaro, di volta in volta può essere un riconoscimento di natura sociale, può essere il badge della superiorità morale e quant'altro, che in certi casi ti permette di giustificarti con te stesso. Quindi tu ti Esatto. permette di dirti: non sono stato degno, non sono stato impeccabile, però guarda che cazzo ho rimediato, ok? E si inizia a fare. E quello lì è esattamente l'attimo in cui la corruzione si manifesta, laddove per corruzione intendiamo propriamente quello che significa la parola. Ok? Quindi corrompere, rovinare quello che era, diciamo, che è in essenza è perfetto, e tu puoi solamente insistere a rovinarlo fino a che diventa una merda. Ok? E Però questo è un. infatti la dignità comunque non è soltanto anche un qualche cosa di, diciamo, di interiore, cioè la dignità è comunque anche legata al corpo e quindi cioè, è specifica anche della nostra natura, proprio anche materiale, no? Sì. Perché questo non è neanche farina del mio sacco, no? È proprio anche l'essenza, insomma, della lezione del Buddha, no? Dove lui, che ha provato tante strade prima di arrivare alla liberazione, contempla anche la via che porta all'umiliazione, per esempio, del corpo, no? Come tramite le privazioni, eccetera. Ma visto che non funzionava, così come non, perché alla fine deperire il corpo, umiliare il corpo. Lo privava di un'energia che però era necessaria per raggiungere poi certi livelli, no? Sì. Certi livelli. Quindi, mentre invece il corpo in quanto tempio è importante in quanto tempio dello spirito. Quindi, comunque, gli esseri umani hanno una dignità specifica proprio della loro natura, no? Un massimale che è specifico della loro natura. Però non è fisso, cioè appunto come dicevi te, cioè comunque la dignità ha diversi livelli, cioè noi l'unica cosa che però dovremmo fare è cercare di essere sempre impeccabili proprio per cercare di fare sempre il massimo con quello che possiamo, con i nostri strumenti, no? Quindi Questo giusto per ricollegarlo al mondo giapponese, visto che siamo nel Dojo Cast, riprendo una cosa che in qualche intervista ho già spiegato. Non so se ne ho parlato con te. Un'altra delle famose misconception sul mondo dei samurai è dovuta a un cattivissimo adattamento di un passaggio del Hagakure, che è quello che in Occidente è fondamentalmente diventato il meme attribuito, non so se a Oscar Wilde, attribuito a qualcuno, a qualche edonista, diciamo, europeo, che dice: vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. No? La famosa frase: vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, che purtroppo, interpretata letteralmente o facendo un gioco filosofico, o facendo il gioco filosofico dell'interpretarla letteralmente, è chiaramente una frase di natura solo ed univocamente edonista, perché se io devo vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo, non è richiesta nessuna pianificazione, non è richiesta nessuna proiezione in avanti né altro, posso solamente, come posso dire, arraffare il più possibile, no? Tanto arraffare il l'ultimo più giorno. possibile, indugiare nel piacere fine a se stesso, perché tanto ciò che è fatto, non è che se io vivo con la consapevolezza che è l'ultimo giorno.
Almeno questo ci dice la logica, no? E quindi io, quando spiego questa cosa, per scherzare, dico: allora io passerò tutto il giorno a trombare con la mia donna, nei tempi refrattari giocherò con la PlayStation, mi farò arrivare a casa quello che mi va di mangiare con qualche, no, app di delivery a casa, eccetera. Una matriciana via delivery. Poi una matriciana, un sushi, un hamburger, insomma, quello che mi passa per la testa in quel momento. Finisco di consumare tutti i soldi che c'ha sul conto, perché tanto, boh, è finita. E chiaramente è un modello di vita assolutamente insostenibile, perché lo fai un giorno e poi è finita, poi il giorno dopo sei finito veramente tu, no? Ma la roba che fa ridere è che questa frase, appunto, è il cattivo adattamento di un passaggio di Hagakure che invece dice: vivi ogni giorno come se da quel giorno potesse essere valutata tutta la tua esistenza. Quindi il contrario è esatto. Quindi, in primo luogo, non c'è un termine di proiezione in avanti, cioè io non ti dico morirai domani, ok? Quindi sto premettendo in questa suggestione, in questo consiglio, io ti sto dicendo: vivi ogni giorno non come se non ci fosse domani, ci sarà domani, ci sarà anche dopodomani, probabilmente anche una settimana, un mese, un anno, ci saranno. Quindi ragiona come se ci fosse un futuro, ma vivi, questa era differente, ragiona come se ci fosse un futuro. Puoi pianificare, puoi progettare, puoi proiettarti, ma vivi come se da oggi stesso dovesse essere valutata la tua esistenza. E in questo senso la dignità, come dicevi tu, diventa un aspetto assolutamente fondamentale, perché la misura del valore della propria esistenza è legata a doppio filo con la dignità. Perché io posso anche pensare, e qui c'è la differenza che volevo dire a Eddie, tra dignità, orgoglio e come l'ego riconfigura queste cose. La dignità, come ha detto bene Davide, è la tua percezione del potenziale espresso. Si calcola su quello. Se tu sai che rispetto alle tue misure, alle tue potenzialità, eccetera, sei stato impeccabile, la tua dignità è perfettamente intatta, è Intatta, sì. cristallina e brillante. E quindi tu puoi dire: io oggi ho vissuto al massimo delle mie potenzialità, ho espresso, eccetera, eccetera. Infatti si dice: ho vissuto in modo degno, quindi con dignità, Sì. con la mia misura del massimo che posso fare. E questo, ovviamente, siamo esseri umani, quindi ci concediamo delle oscillazioni, a patto di pensare che le oscillazioni siano allenamento. Oggi ho fatto 20 flessioni, ieri ne avevo fatte 50, domani minimo ne devo rifare altre 50. Certo non posso farne 20, se ne faccio meno, se penso di poterne fare meno, sto mirando ad un obiettivo meno dignitoso di qualche cosa che invece ho già esperito. Mentre l'orgoglio, proprio per fare la distinzione che faceva Davide, l'orgoglio è quasi completamente influenzato dalle suggestioni esterne, perché l'orgoglio si matura, cresce, si sviluppa sulla base del riconoscimento che ci viene dato. Se io faccio carriera, sono orgoglioso del mio successo. Se io faccio un sacco di soldi, sono orgoglioso dei miei risultati. Se io ricevo premi, se io eccetera, eccetera. E quella è una bolla quella dell'orgoglio, no? Una bolla che si può gonfiare sempre di più, fino appunto anche a mangiarsi il senso reale di se stessi, a mangiarsi la dignità, perché io posso agire per orgoglio e in maniera antitetica alla dignità. Come diceva giustamente prima, l'esempio che ha fatto Davide era perfetto. Si è potuto, durante la pandemia, si è potuto agire per orgoglio, premiando e rifocillando il proprio orgoglio, ma a scapito della dignità individuale. L'ego, quindi, solo per chiarire, l'ego in realtà è tutta la costruzione, tutta la struttura di una serie di elementi psicologici, filosofici, anche emotivi che ci compongono. Quando si parla di morte dell'ego, non si parla, l'ego non è, diciamo, la caratteristica unica della nostra individualità, ma è la somma di tutta una serie di caratteristiche. E quindi, quando si parla di morte dell'ego, si parla proprio del fatto di rinunciare a considerare questa struttura nel suo insieme come un dato immobile,
come un elemento non plastico. Ok? Morte dell'ego significa: questa è la mia posizione sociale, questo è il livello di soddisfazione che io ho di me stesso, questo è ciò che gli altri pensano di me stesso, queste sono le aspettative che gli altri hanno da me e che io ho da me stesso, queste sono le mie relazioni, tutto questo costrutto è così oggi. Ma io lo posso distruggere in ogni momento e rivalutare uno qualsiasi di questi elementi. Quando Castaneda dice l'opinione di sé, parla di questo, parla del costrutto di tutti gli elementi, non solo dell'aspetto della dignità o solo dell'aspetto dell'orgoglio, eccetera. Cioè la possibilità di mettere in discussione tutti gli elementi del costrutto di un individuo. Come facoltà fondamentale come conditio sine qua non per poter accedere a forme di esistenza, a qualità di energia diverse. È giusto, Davide? Sì, io la penso così, nel senso che veramente forse proprio quel costrutto, che poi chiaramente muore con il nostro corpo, è uno strumento indispensabile per fabbricarci un altro corpo, no? Quello del domani, quello di una, non so, quello che poi nel buddismo viene conosciuto come corpo arcobaleno. Quindi. Però sì, sulla distinzione tra orgoglio e dignità, nel senso, secondo me non ci piove. Abbiamo visto poi dopo, tra l'altro, quanto quelle persone che hanno rinunciato poi alla propria dignità, anzi hanno cercato la propria importanza personale, nel momento in cui è venuta meno quella medaglia pubblica, quell'incensimento pubblico. Addirittura si sono anche tolti la vita, no? Quindi questo è importante proprio perché non dobbiamo ricercare, cioè l'uomo è un animale sociale, questo è inevitabile. Però alla fine siamo noi che dobbiamo dare un valore a noi stessi e non gli altri. Quindi se viene meno quella capacità di darci un valore, di essere quindi onesti con se stessi, ovviamente staremo poi in balia delle evoluzioni degli altri, quindi del vento, no? Certo, Sostanzialmente. guarda, io sono persino convinto, adesso hai detto l'uomo è un animale sociale, quasi come se ci fosse un aspetto di condanna in questa condizione, cioè nel senso che è vero, no? C'è una parte di condanna, però io purtroppo sono in una zona mentale in cui le condanne, le croci della vita, mi sembrano tutte solamente opportunità, cioè il fatto che l'uomo sia un animale sociale, che quindi debba esercitarsi nella politica delle relazioni, tutte, da quelle con i genitori a quelle con gli amici a quelle con lo Stato, eccetera. Mi sembra, francamente, un ventaglio di opportunità di allenamento incredibile, incredibile. Forse questo è uno proprio. Già io sono uno che ha molta difficoltà a pensare che l'esistenza dell'essere umano sia in qualche modo più valevole di una qualsiasi altra forma di esistenza conosciuta, no? Già io faccio un po' fatica perché sono molto taoista, sono meno buddista, sono più taoista in questo senso. E, quindi faccio un po' fatica, ma se proprio devo cercare di darmi delle giustificazioni per cui l'esperienza umana possa essere considerata in qualche modo più interessante, più completa, più intensa, sicuramente uno degli elementi è la complessità e l'articolazione delle relazioni sociali, perché veramente offre delle opportunità che, per esempio, nel mondo animale sono, non che non ci siano, ma sono un po' meno articolate, tant'è che Vabbè, certo. studiando gli animali, normalmente i meccanismi delle loro interazioni tendiamo a capirli abbastanza rapidamente, abbastanza facilmente, anche se poi ci sono sempre delle sorprese. E sono uno che ha talmente piacere nello scoprire, nell'osservare quanto certe situazioni della vita possano essere concepite come prove, come opportunità di esercizio, di allenamento,
Adesso lo dico perché spero sia ancora collegato, forse no. Questo mio amico Fabio, appunto, che è un regista, che è una persona verso cui io nutro moltissima stima, eccetera, e ancora più affetto, e è una persona a cui io, che considero un amico, sarò sempre molto grato per il suo carattere, proprio per come è fatto lui. Perché, per esempio, una volta lui, che appunto fa regia, eccetera, e mi commissionò di realizzare le musiche per uno dei lavori che stava facendo, ok? E io avevo fatto pochissime volte operazioni di questo tipo, di colonne sonore, anche se era breve, anche se era solo un brano, forse 3 minuti di brano, una cosa del genere. Però ne avevo fatte pochissime. E io devi sapere, Davide, che c'ho sto difetto, che cerco di giustificarmi col fatto che ho poco tempo, che sono molto impegnato, eccetera, ma c'ho questo difetto tremendo per cui molto spesso quando faccio dei lavori, devo scrivere delle cose, devo fare delle musiche, eccetera, molto spesso mi accontento di un risultato dignitoso, discreto, ma che non mi abbia richiesto il massimo sforzo che io sono in grado di effettivamente di mettere in campo, ok? E questo, perdonatemi tutti per quello che sto per dire, perché sto per dire una cosa bruttissima, vergognosissima, di cui mi vergogno molto, però purtroppo è la verità, questo perché purtroppo normalmente nelle cose in cui sono abbastanza bravo, il mio 70% è sufficiente per svancare la mansione. Ok? Quindi devi scrivere una sceneggiatura per questa cosa. Ok. Mi giustifico col fatto che sono molto impegnato, che ho 1000 progetti in piedi, eccetera, e ci lavoro al 70%, che ho i bambini e tutto quello che vuoi, cose che hanno tutti, ok? Quindi anche giustificazioni che si danno tutti. Quindi mi applico magari al 70%, al committente il mio 70% va bene e il rapporto si conclude, diciamo, con soddisfazione reciproca. E però io poi mentalmente e moralmente continuo a punirmi per tutta la vita perché non ho espresso il massimo, non mi sono impegnato al massimo, eccetera. Fabio, per esempio, in una di quelle occasioni lì mi ha martoriato, mi ha fatto rifare il lavoro più e più volte chiedendomi correzioni estremamente minuziose, sempre con cognizione di causa, quindi correzioni a cui io non potevo neanche dire, come invece può capitare con altri committenti, questo mi sta chiedendo una cazzata, non sa manco lui di che cosa sta parlando, eccetera, quindi mi tocca fare questa correzione, ma è una stupidaggine. No, invece nel caso suo purtroppo mi chiedeva anche, mi faceva notare anche cose che avevano senso di esistere, cioè osservazioni perfettamente legittime. Quindi mi ha fatto lavorare a bestia e io, quando ho finito quel lavoro lì, mi sono sentito spremuto, ho sentito che mi è stato chiesto di esprimere il 100% di quello che potevo dare e io te lo giuro su Dio che verso questa persona sento una gratitudine che mi rimarrà tutta la vita, anche solo per il fatto che in una singola occasione mi ha obbligato a esprimere il 100% delle mie capacità in una singola mansione. Pensa come sto messo io mentalmente rispetto a quelle che sono le opportunità della vita di mettersi in discussione, di mettersi in gioco, di strizzarsi, di cercare di fare il massimo. Sono un pigro, sono uno svogliato, sono poco disciplinato, nonostante quello che sembra. Probabilmente sono molto più disciplinato della media, ma io dentro di me mi sento una merda. E quindi quando capitano queste occasioni mi sviluppo una gratitudine incredibile. Quindi questo solo per dire che le relazioni sociali, le relazioni umane, i conflitti, dal punto di vista all'interno di questo cappello concettuale che oggi sto chiamando Bushido Mindset, e quindi la mentalità del guerriero, sono tutte enormi opportunità di fare questo esercizio primario, questo di cui abbiamo parlato proprio stasera, cioè di uccidere l'ego. Più frequentemente, più mortalmente possibile, uccidere l'ego in continuazione,
ma anche solo per rinnovarsi, per mettersi in discussione, per evitare la cristallizzazione nelle proprie convinzioni, nella propria idea di se stesso, nella propria figura sociale, cioè in tutte queste cose qua che invece appunto ti bloccano e, come diceva Castaneda, non ti permetteranno di accedere a forme di esistenza di qualità più alta. Ma infatti, Dario, mi aggancio a quello che hai detto te. Cioè, ogni cosa che noi facciamo è una questione di vita o di morte. Cioè, tu Yes. daresti il 70%, no, delle tue possibilità, insomma, in un combattimento, no, con una persona, non lo so, armata, per dire. Ovviamente raccoglieresti tutto te stesso perché ne andrebbe della tua vita, no? Certo. Ecco, dal 2020 in poi, cioè io per esempio ho sempre avuto la passione, no? Non per la filosofia, perché la filosofia è uno strumento, no? Non è un contenuto, però diciamo ho sempre avuto quella curiosità che mi ha portato a, insomma, a leggere, a parlare con come il tenente Colombo, no? A spremere le persone facendogli un sacco di domande per cercare di capire, no? Però fino a al 2020 era quasi una curiosità morbosa, no? Ancora la filosofia era un oggetto estraneo, no? Dal 2020 in poi mi ero reso conto che tutto quello che avevo vissuto prima era semplicemente un allenamento per quello che sarebbe venuto dopo, laddove quel dopo si è configurato con delle scelte che potevano decidere la vita o la morte. Yes. Non solo tra l'altro la mia vita o la mia morte, dove sono passate in terzo piano, no? Sì. Ma addirittura quella della mia famiglia, addirittura Certo. quella di mio figlio. Certo. Ecco, quindi alla fine questi eventi qua ci devono ricordare che è in gioco comunque una sfida, no? Una sfida contro chi? Contro la morte, perché è quella, no? Una sfida che noi un giorno perderemo. Una sfida che noi un giorno perderemo da una parte, ma dall'altra appunto potremmo anche uscirne vincitori, perché se dovessimo perdere quest'abito e acquisirne uno migliore sarebbe poca cosa, no? Allora quella sconfitta. Ti dico al volissimo il punto di vista samurai su questa cosa che hai Vai, appena vai. detto. Ne possiamo uscire dalla vita, ne possiamo uscire sconfitti solo se non abbiamo fatto il meglio che potevamo tutti i giorni. Se hai fatto il meglio che potevi tutti i giorni, o almeno se diciamo, sei in trend positivo, non ne esci sconfitto, ne esci comunque vincente. Ma questo te lo dico perché può essere considerata una considerazione di carattere puramente, se vuoi anche banalmente, filosofico, e invece è un fatto estremamente pragmatico, perché ti faccio l'esempio delle arti marziali, del combattimento, solo perché sono la più evidente in questo senso, ma la riscontrerai in qualsiasi altro tipo di esperienza della vita. Se tu vai a fare una gara di sport da combattimento, ok? Vai a fare un torneo, un incontro di Thai box, ok? E contro un avversario che è sostanzialmente al tuo livello, c'è solo una condizione per cui tu puoi tornare a casa insoddisfatto e infelice, e cioè fare 5 round, mettiamo che dura 5 round, e non dare il 100%. Se tu fai 5 round e dai il 100% e alla fine non te reggi in piedi, ok? Non te si alzano più le gambe e perdi ai punti, anche male, perché magari hai perso tutte le riprese, ma hai dato tutto, tu non torni a casa infelice. Se tu vai KO, perché vieni colpito perfettamente al terzo round, ma fino al punto in cui sei andato KO hai dato tutto, non torni a casa infelice. L'unica condizione in cui tu torni a casa infelice, insoddisfatto, è se tu non esprimi, tu non dai tutto quello che hai da dare. Quella è l'unica condizione. E puoi pure vincere, perché magari l'avversario è sega, o magari i giudici si sbagliano, o magari, cioè, succede qualche altro fatto che non ti pertiene, che è esterno a te, e magari vinci, e
E se tu vinci sapendo che quella vittoria non è espressione del tuo impegno, del tuo massimo potenziale, tu torni a casa insoddisfatto. E questa è una cosa che in realtà a livello di esperienza proprio fisica, carnale, alla fine dei conti sanno tutti. Tutti hanno avuto un'esperienza simile. E per la vita vale la stessa identica cosa. Se tu arrivi al giorno, il giorno del tuo, no, del tuo funerale, se tu arrivi alla fine, all'ultimo secondo della tua vita, che pensi di, sostanzialmente di aver dato il massimo che potevi, te ne vai tranquillo come una Pasqua. Se ci arrivi che mezzo e mezzo, è un po' te rode il culo, c'è niente da fare. Eh sì, no, è esattamente così. Sì. Oh, Davidone, a questo punto abbiamo fatto 110 minuti, tipo, una roba del genere. Ah, io No, no, non mi no, sono no. nemmeno riscaldato Sì, io. 100, abbiamo fatto un'ora e 50. Un'ora e 50, sì, È infatti volata no. così, è volata Ti così. saluta Giannicus, fratello di Spartacus, che dice: ciao Davide, è un Grande. botto che non ti vedo e un abbraccio, è sempre un piacere sentirti. Grazie, grazie, fa piacere. E va bene, dai, direi che per stasera li abbiamo disintegrati abbastanza. Beh, Ma direi comunque, che abbiamo messo un po' di cose, un po' di sì, cose alla brace. assolutamente sì. Anzi, fin troppe cose, come mi aspettavo in ogni caso da una conversazione con te, siamo andati dritti verso dei punti. Rilevanti di cose che comunque mi interessa dire, far uscire e anche ribadire, e su cui mi importa molto di avere il tuo angolo, che è sempre un po'. Cioè, per fortuna, pur parlando delle stesse cose, non diciamo la stessa cosa. E se non altro non la diciamo nello stesso modo, quindi, cioè, già questo è fondamentale. Sai, è come la geometria della neve, no? Cioè, in fondo sono tutti esagoni, però diciamo che sono sviluppati in modo diverso, con colori, ma, diciamo, architetture comunque Va bene, di allora una complessità diversa. Fiocco Davide e Fiocco Taglio. Va benissimo, dai, allora io ti ringrazio tantissimo per stasera, andiamo a riposarci tutti e due che domani abbiamo i bambini che si alzano all'alba, come al Esatto, solito. esattamente. Questa sì è una Sì. similitudine. Beh, direi basta così, salutiamo quei pazzi che quelli che c'hanno ci hanno l'oretta. ascoltato e che ci ascolteranno, quindi. Assolutamente sì. Allora, io questo è l'annuncio. Io e Davide avremmo intenzione di essere consistenti con queste cose e addirittura follemente l'aspirazione di tirar dentro anche altra gente, anche altri ospiti di quando in quando. Molto dipende da me perché Davide è estremamente disponibile. Molto dipende da me che, come dici, come abbiamo detto, sono indisciplinato e inconsistente, ma Dai il e 70 per do dai il il 70, 70%. mannaggia la miseria. Ma vi prometto che ce la sto mettendo tutta per trovare disciplina e consistenza. Perché non perché io abbia la convinzione che questo tipo di contenuti, i contenuti che io e Davide possiamo portare, abbiano un particolare motivo di esistere, però da una parte sentiamo che un certo tipo di approccio al ragionamento, alla speculazione, anche divertito, anche leggero quando possibile, manca un po', in questo tempo, e quindi ci accolliamo allegramente la responsabilità di portarlo noi. Quindi Bene. buonanotte, buonanotte a tutti, os da parte del sensei, a Buonanotte. prestissimo, ciao.